Barzotti, partita vera, partita maschera contro il Piacenza. Assolutamente, partita vera, finalmente anche direi, perché sai, preparazione, ci si allena, ma almeno si vede un po' a che punto siamo. E di sicuro il Piacenza è una squadra forte, che ha ambizioni di vertice nell'altro girone, e fare una partita con loro un po' ci ha messo nelle condizioni di vedere anche noi come siamo. E secondo me è stata un'ottima gara, ne è venuto fuori un 2-2 in cui bisognerà rivedere dai, gli episodi dei gol, però siamo stati secondo me bene in campo, in fase difensiva abbiamo fatto bene, quindi stiamo, secondo me, siamo sulla strada giusta per approcciarci poi all'inizio vero di campionato. Pennellata perfetta di Diglio, ti è arrivata la palla, non è che ci hai pensato tanto per buttarla in rete? Non ci ho pensato tanto, meglio così, poi si fanno così, dicono, distinto. No, sono contento, soprattutto in una gara importante. Segnare mi piace, è una cosa da attaccante che fa bene, secondo me. Chiaramente sarei stato più contento, no, a portare il risultato poi. Il gol è importante se porta il risultato per tutta la squadra, però può andare bene così, dai, oggi, secondo me, come prestazione, come soprattutto con l'avversario che era il Piacenza, è venuto a fare una bella cosa. Sabato, ultimo test Gavirate contro il Gavirate, ma a seguire poi la presentazione ai nostri tifosi. Cosa ti senti di dire? Come ti senti di invitarli per venire a quella che il mister ha definito una giornata di festa? Sì, è un allenamento congiunto, per carità, è sempre comunque allenamento, quindi prima ci sarà da lavorare, poi ci sarà la festa con i tifosi. Secondo me è una cosa molto bella poter stare a contatto con il tifoso, anche se non è allo stadio, comunque è una cornice, secondo me, che può essere carina. E mi sento di dire ai tifosi che abbiamo bisogno fondamentalmente dell'abbraccio della città, no? del tifo, e noi ci metteremo chiaramente tutto il massimo per portare i risultati e far sì che insieme si riesca a fare una grande stagione.